Una tragedia incredibile, attimi che non verranno mai più dimenticati. Il papà del bambino morto alle terme di Crotone è stato inghiottito dallo scarico di una piscina. Racconta quegli istanti di orrore che hanno strappato la vita al suo bambino Stephen di 8 anni. L'acqua era torbida, racconta. Non vedevo nulla. Io lo tiravo per le braccia, ma non riuscivo a strapparlo a quel vortice, ha detto Anton al Corriere della Sera. Il papà del bambino russo di origine, ma residente in Italia con la sua famiglia, si è tuffato per primo appena si è accorto di quello che stava accadendo. Mio cognato e sua moglie, dice, erano sul bordo della piscina, poi la figlia più piccola, che era in acqua con il fratellino, è uscita e ha detto: "Papà, Stefan è andato via". Lo hanno cercato in ogni angolo, poi mio cognato, nell'acqua salmastra, lo ha visto e ha provato a tirarlo fuori, ma non ce l'ha fatta. Il corpo del bambino, recuperato dai sommozzatori del nucleo di Roma dei Vigili del Fuoco, dopo una complessa attività durata circa 2 ore, è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria che fiderà l'incarico per effettuare poi l'autopsia. Una tragedia veramente che ha distrutto un'intera famiglia. La turbina lo ha trascinato sott'acqua e il bimbo sarebbe stato poi portato giù dal vortice. Stephen, in pochi secondi, è stato risucchiato nei condotti dello scarico, morendo annegato. A nulla sono valsi poi i tentativi dei presenti per salvargli la vita.